Ok, continuiamo il nostro studio dei prodotti notevoli. Vi ricordo i due che abbiamo ancora appena abbiamo già visto. Il primo è relativo al caso in cui mi trovo davanti al prodotto tra la somma per la differenza di due espressioni identiche. A e B possono essere monomi, ma possono anche essere espressioni più complesse. L'importante è che nelle due parentesi ci sia una parte identica tra le due, A è la parte che non cambia tra la prima e la seconda parentesi, e poi c'è un'altra parte che ha lo stesso valore ma cambia solo di segno, cambia solo il più e il meno. In questo caso abbiamo visto che questo prodotto dà come risultato il quadrato della parte che non cambia segno meno il quadrato della parte che cambia segno. Ok? Ditemi se avete dubbio o se servono altri chiarimenti. Il secondo prodotto notevole che abbiamo visto è la potenza del binomio, il quadrato del binomio. Quindi ho due monomi oppure due espressioni sommate tra di loro. Il loro quadrato abbiamo visto che dà come risultato il quadrato del primo termine più il doppio prodotto del primo termine per il secondo più il quadrato del secondo termine. Attenzione, nel caso che anziché esserci la somma ci sia la differenza, A meno B, i due termini al quadrato ovviamente non cambiano di segno perché il quadrato di B o di meno B sempre è più B alla seconda, cambia segno solo il doppio prodotto. Ne provo la seconda, meno 2 volte AB, A per B, più B alla seconda. Ok? Attenzione, ci possono essere casi in cui devo usarli entrambi. Ci sono prodotti che combinano queste due espressioni. Adesso vediamo subito un esempio. Lo prendo dal testo. Vediamo per esempio l'esercizio, il 318, qui lo copio. X più XY più Y per X meno XY più Y. Immaginate di dover svolgere questo prodotto. Questo è un prodotto notevole? Sì, perché c'è una parte che si comporta come A. X e Y non cambiano tra la prima e la seconda parentesi. È identica alla seconda. Stesso valore, stesso segno. Mentre c'è una parte XY che cambia solo segno più e meno. E quindi rientriamo nel caso del primo prodotto notevole, dove al posto di A ho la parte che non cambia segno che è X più Y. Quindi in questo caso, ripeto, A non è più un monomio, è un binomio. Mentre B è, cioè XY, posso usare anche in più. Quindi questo possiamo scriverlo come, raggruppiamoli in ordine, mettiamo prima la parte che non cambia segno, x più y, poi quella che cambia segno, xy, e così anche nella seconda. Quindi così le raggruppo, mettendo al posto di questo A, questo è B. Questo è di nuovo A e questo è B. Le ho solo riscritte. Ok? Volendo posso anche usare, se proprio vogliamo fare le cose passetto alla volta, una parentesi quadra e metto x più y dentro una parentesi nella prima e nella seconda quadra. Adesso non faccio altro che applicare la somma per differenza, quindi avrò il primo termine A alla seconda, che è x più y alla seconda, meno il quadrato di xy. Allora, il quadrato di xy è un monomio, è facile da fare, basta elevare alla seconda e sia x che y. Qui invece ho il quadrato del binomio, quindi uso il secondo prodotto notevole, quindi qui avrò x alla seconda più 2xy più y alla seconda e poi avrò meno x quadro y quadro.
Non ci sono termini da semplificare, perché sono tutti monomi tra loro non simili. E quindi mi sono giocato le due carte dei prodotti notevoli, prima la somma per differenza e poi il quadrato del binomio. Ok? Qui la difficoltà quale sta? È legata al riconoscere tra le prime due parentesi, tra la prima e la seconda parentesi, qual è la parte che cambia segno e qual è quella parte che non cambia segno, e raggruppandole in modo opportuno. È chiaro per tutti? Per sicurezza proviamo a farne un altro. Proviamo per esempio, ecco qui, il 319. Lo copio. Abbiamo nella prima parentesi x meno un mezzo y meno 1. E poi x più un mezzo y più 1. Qui la parte che non cambia segno è solamente la x. Quindi questa è la parte che indicheremo con la a. Mentre tutto ciò che cambia segno è questa. Qui ho due termini che cambiano segno, di un mezzo y e 1. Di conseguenza avremo che al posto di a useremo x, al posto di b ho sia un mezzo y che 1. Quindi questo possiamo riscriverlo come quadra x meno, raggruppo un mezzo y più 1 per x più un mezzo y più 1. Quindi applichiamo prima il prodotto notevole somma per differenza, o differenza per somma indifferente ovviamente. E abbiamo il quadrato della prima parte meno il quadrato della seconda, che qui è un binomio. Quindi userò anche il secondo prodotto notevole, il quadrato del binomio. Quindi la seconda meno, qui avrò un quarto y seconda, più due volte un mezzo y per 1, più 1 alla seconda che fa 1. Qui i due mezzi si possono semplificare e questo meno cambia segno a tutto quello che è contenuto nella parentesi. Quindi avremo x alla seconda meno un quarto y alla seconda meno y meno 1. Non ho termini simili, quindi non posso semplificare ulteriormente. Ci sono domande? Tutto chiaro? Perfetto. Solo per ricordarvi che ci sono situazioni in cui posso usare in successione più di un prodotto notevole sulla stessa espressione. Ok? Detto questo, vediamo i prodotti notevoli che ancora ci restano da vedere. In particolare, il quadrato del trinomio. Cioè un'espressione formata da tre termini, a più b più c alla seconda. Ok? Vediamo come si sviluppa questo particolare prodotto notevole. Beh, per riuscire a ricavare la relazione che lo descrive, che lo definisce, facciamo come abbiamo fatto in precedenza, cioè usiamo le regole che conosciamo già. Il quadrato di un'espressione sarà quell'espressione per se stessa. Quindi ho il prodotto tra due parentesi che contengono entrambe lo stesso trinomio e quindi devo fare i prodotti di tutti i termini della prima per tutti i termini della seconda. Quindi avrò a per a che fa a alla seconda, più b per a che fa ab, più a per c, e ho esaurito la prima parte, cioè il prodotto di a per tutti i monomi della seconda parentesi. Poi ho b per tutti i monomi della seconda, quindi b per a che fa di nuovo ab, più b per b, b alla seconda, più b per c che fa bc. E quindi, anzi, facciamo così, questa era la prima parte, poi la seconda,
per A, B per C e B per C di nuovo, che è questa. E infine il prodotto tra C e tutti i monomi della seconda parentesi, quindi C per A che è AC, più C per B che è BC, più C per C che è C alla seconda. E questa, mettiamola in blu, ecco, è il prodotto di C per primo, secondo e terzo monomio, che è questa parte. Ok? Qui adesso come posso raggrupparli? Beh, possiamo semplificarli perché alcune coppie di termini sono simili. Scriviamo intanto per prima cosa, per esempio, i quadrati, quindi avrò A alla seconda più B alla seconda più C alla seconda. Poi ho AB e AB, quindi due volte AB. Poi ho AC e AC, quindi due volte AC. E BC e BC, due volte BC. Scusate, eccolo qua. Di conseguenza, come possiamo riassumere questo prodotto notevole? Il quadrato del trinomio A più B più C, tutto alla seconda, dà 6 termini. Il quadrato di ciascun termine, quindi A alla seconda più B alla seconda più C alla seconda, più il doppio di tutti i prodotti misti, quindi due volte il primo per il secondo, due volte il primo per il terzo, due volte il secondo per il terzo. Ecco in sostanza come posso sviluppare il quadrato del trinomio. Attenzione ai segni. Qui ci sono più, i segni cambiano solo nei doppi prodotti. I quadrati rimangono sempre con davanti il segno più. Ok? Tutto chiaro? Facciamo un esempio. Supponiamo di dover fare il quadrato di 2x meno y più 3z. Ok? Quindi abbiamo. Al posto di 2x abbiamo A, al posto di B c'è meno y, al posto di C c'è 3z. Quindi, ripeto, A vale 2x, B è meno y e C è 3z. Non faccio altro che copiare questa espressione. Quindi ho il quadrato del primo, 2x alla seconda, più il quadrato del secondo, meno y alla seconda, più il quadrato del terzo, 3z alla seconda, più tutti i doppi prodotti, due volte 2x per meno y più due volte 2x per 3z più due volte meno y per 3z. E quindi avremo 4x alla seconda più y alla seconda più 9z alla seconda. Poi ho più per meno che fa meno, 2 per 2 è 4, xy. Poi ho 2 per 2 per 3, che fa 12, xz. E poi ho più per meno per più che fa meno, 2 per 3, 6, yz. E come vedete non ci sono termini simili da semplificare. Ok? Domande? Tutto chiaro? Molto bene. Se non ci sono domande, proseguiamo col prossimo prodotto notevole, che è il cubo del binomio, o terza potenza. In questo caso avremo A più B alla terza potenza. In questo caso, come troviamo l'espressione che esprime questa potenza? Beh, usiamo quello che sappiamo già. Quindi possiamo esprimere questo come A più B
alla seconda per A più B. Quindi il quadrato del binomio per il binomio stesso. Ma il quadrato del binomio lo conosciamo già. A alla seconda più 2AB più B alla seconda. E poi per ancora A più B. Quindi adesso faccio il prodotto tra tutti i termini della prima parentesi per quelli della seconda. Quindi abbiamo A alla seconda per A che fa A alla terza. Poi 2AB, anzi alla terza, poi ho A alla seconda per B, quindi A alla seconda B. Poi 2AB per A, 2A alla seconda B, 2AB per B, 2AB alla seconda. E infine B alla seconda per A, di nuovo. A, B alla seconda più B alla seconda per B che fa B alla terza. Qui se osservate abbiamo A alla seconda B, A alla seconda B che sono simili e AB alla seconda e AB alla seconda che sono simili. Quindi avremo A alla terza più A alla seconda B più 2 alla seconda B che fa 3A alla seconda B. E poi 2AB alla seconda più AB alla seconda, 3AB alla seconda più B alla terza. Di conseguenza, il cubo del binomio si sviluppa come il cubo del primo termine più il triplo prodotto tra il quadrato del primo e il secondo, più il triplo prodotto tra il primo e il quadrato del secondo, più il cubo del secondo, e la terza. Qui c'è un 3. Ok? Ci sono domande? Dimmi. Certo, Potrebbe tornare un attimo su dimmi dove. l'inizio del cubo. Eccolo. Questa derivazione, questo calcolo, l'ho fatto per spiegarvi da dove viene fuori la regola finale. Non è necessario che voi lo ripetiate ogni volta, è sufficiente che vi ricordiate questa relazione qui, quella nel quadro rosso. Ok? Facciamo un esempio. Immaginate di dover fare il cubo di 2x più 3y. Qui al posto di 2x c'è il primo termine, quindi A vale 2x, B 3y e quindi copriamo questa relazione appena vista. Quindi qui ho il cubo del primo termine, quindi 2x alla terza, più 3 volte 2x alla seconda per 3y, più 3 volte 2x per 3y alla seconda, più 3y alla terza. E otteniamo 2 alla terza che fa 8, x alla terza, più 2 per 2 alla seconda che fa 12, 3 per 4 12, x alla seconda, anche, scusami c'è ancora un 3, dimenticavo il 3, chiedo scusa. Quindi abbiamo 3 per 3 9 per 4, 36, x alla seconda y, l'avevo già scritto, pardon. Poi ho più 3 per 3 alla seconda che fa 9, quindi 3 per 9 è 27, per 2 è 54, x, y alla seconda e infine 27y alla terza. Quindi sono domande? Ok. Attenzione. Facciamo ancora una considerazione. Concentriamoci per un attimo sul binomio, sulle potenze.
del binomio. Immaginiamo come n l'esponente. Se n valesse 0, a più b alla n, cioè a più b alla 0, vale 1. Se n vale 1, a più b alla n vale a più b. Se n vale 2, a più b alla seconda vale a alla seconda più 2ab più b alla seconda. Se n è 3, a più b alla terza è a alla terza più 3 alla seconda b più 3ab alla seconda più b alla terza. Vedete che c'è una certa regolarità in questo modo di procedere. La prima regolarità che noto è che, data la potenza, cioè l'esponente, il numero di termini di questa espressione vale n più 1. Se n è 0 qui ho un solo termine, se n è 1 qui ne ho 2, se n è 2 ne ho 3, se n è 3 ne ho 4. Il numero di termini è la potenza più 1. Non solo, ma anche i coefficienti sono in qualche modo legati tra di loro. Vediamoli un pochettino meglio. Immaginate, ecco, raggruppiamo qui le varie potenze, n0, n1, n2, n uguale a 3. Qui ho i coefficienti, sono, beh, nel caso di n0 è 1. Nel caso di 1 sono entrambi 1, 1 per A e 1 per B. Sto parlando solo dei coefficienti, cioè dei numeri che ci sono davanti ad A e B. Nel caso di 2 avremo 1, 2 e ancora 1. 1 per A, 2 per AB e 1 per B, nell'ordine. Per 3 abbiamo 1, poi 3, 3 e ancora 1. Vedete come passo da una riga alla successiva? Il termine più a sinistra è sempre 1, così come il termine più a destra. I termini misti posso vederli come la somma dei due nella riga precedente. 1 più 1 fa 2, 1 più 2 fa 3, 1 più 2 fa 3 e così via. Quindi, se per esempio volessimo costruire la quarta potenza del binomio, cosa dovremmo fare? Beh, 1 si mantiene, quello più a sinistra, poi 1 e 3, fatemelo scrivere in blu, la loro somma dà 4. 3 e 3, 6. 3 e 1, di nuovo 4, e poi ancora 1. Di conseguenza avremo che A più B alla quarta potenza, queste sono potenze decrescenti di A, quindi ho A alla quarta più 4 volte A alla terza B più 6 volte A alla seconda B alla seconda più 4 volte A B alla terza più B alla quarta. E così via. Per righe successive posso costruire i coefficienti di qualunque potenza del binomio. Questa struttura triangolare prende il nome di triangolo di Tartaglia. Che in realtà si chiamava Niccolò Fontana. È stato uno dei più grandi matematici italiani del Rinascimento. Ok? Perché aveva difficoltà a esprimersi, balbettava. Ok? Tutto chiaro? Domande?
ci capiterà raramente di usare le potenze superiori alla terza, però in questo modo possiamo comunque avere un'idea per come costruircele. D'accordo? Bene. Detto questo, per oggi ci possiamo fermare qui. Una domanda? Certo. Secondo me non sarà la domanda.